I riti della Settimana Santa entrano nel vivo dopo la celebrazione della Domenica delle Palme, oggi appunto il primo rito in cattedrale, questa mattina la messa crismale. Marina Botteri. I canonici del capitolo proto-metropolitano, sacerdoti, diaconi e ministri dell'altare, tutti insieme con l'arcivescovo Monsignor Lapiana stamattina per una delle più significative celebrazioni che scandiscono il tempo liturgico della Chiesa Cattolica, la messa crismale in cui avviene il rinnovo delle promesse sacerdotali e la benedizione degli oli sacri. L'arcivescovo invita infatti i sacerdoti a rinnovare le promesse di fedeltà a Cristo e alla Chiesa pronunciate nel giorno dell'ordinazione sacerdotale. Ad ogni sua richiesta la risposta corale è sì, lo voglio. Ogni anno si festeggiano i giubilei sacerdotali. 60 anni di ordinazione quest'anno per i diocesani Don Giuseppe Catanzaro e Don Francesco Tomasello, i salesiani Don Ferdinando Aronica e Don Salvatore Barresi ed ancora Padre Romualdo Giove dei Rogazionisti e Padre Valentino Castiglioni dei Padri Venturini. A festeggiare 50 anni di sacerdozio il diocesano Monsignor Giuseppe Romano, il salesiano Don Antonio Duca e i rogazionisti Padre Luigi Lamarca e Padre Sebastiano La Rosa. Per i 25 anni i sacerdoti festeggiati sono i diocesani Don Massimo Briguglio e Don Antonio Costantino e il rogazionista Padre Orazio Anastasi. Il Giovedì Santo è il giorno in cui il Signore diede ai 12 apostoli il compito sacerdotale di celebrare nel pane e nel vino la messa. Insieme ai doni, pane, vino e acqua, vengono portate da 3 diaconi le 3 ampolle contenenti gli oli da benedire, l'olio degli infermi per il conforto anche fisico delle persone affette da malattia, l'olio dei catecumeni che viene utilizzato durante l'amministrazione del sacramento del battesimo e il Santo Crisma, olio misto a profumo, che viene utilizzato nei sacramenti del battesimo, della confermazione e dell'ordine. Al termine, prima della benedizione finale, l'arcivescovo ha rivolto un'esortazione sull'accoglienza degli oli nelle comunità parrocchiali e sul rispetto e venerazione con cui devono essere accolti e conservati.